Allora, dico io, poi lascio la parola a Don Giampiero anche per la preghiera. E intanto grazie perché possiamo incrociarci e incontrarci questa sera. Ci sta legando e ci stiamo stringendo in quest'ultimo periodo tutti quanti attorno ad una realtà abbastanza seria, come vedete. Cioè la realtà delle fragilità, delle vulnerabilità, insomma, ecco. E grazie per quello che fate e per quello che riuscite a far fare anche agli altri. E vi ricordo che oggi ci troviamo per provare non semplicemente a parlare di organizzazione, di cose da fare, ma per uno spazio di nutrimento per noi, ecco. Per capire chi, cosa, perché facciamo delle cose, perché abbiamo tanto a cuore e permettiamo che i nostri telefoni prendano fuoco in questi giorni con tutte le telefonate che riceviamo, o che la casella mail si intasi con tutte le sollecitazioni e così via. Cioè, stiamo diventando dei piccoli centralini di telefonia, però tutto questo ha una radice. E noi vogliamo vedere e custodire bene la radice del perché facciamo questo. Lascio la parola a Don Giampiero. Vi preannuncio che non escludo che alle 18:10 io dovrò staccarmi perché devo andare al Divino Amore. Quindi, se ad un certo punto mi vedete sparire, è semplicemente perché, ecco, sono dovuto andare via. Grazie a tutti e Don Giampiero. Il microfono. Ecco qua, grazie a chi mi tolto, a chi ha tolto il muto. Allora, questo primo incontro, questa prima parte del nostro incontro è di preghiera, di ascolto della parola, e questo sicuramente ci aiuta un pochino in questa riflessione in cui ci interroghiamo anche su di noi, su Caritas, sulla Chiesa di Roma, tenendo conto anche dell'orizzonte che abbiamo, che è quello dell'abitare con il cuore la città. Ecco, noi abbiamo la grazia di trovarci in un cammino diocesano che quello che stiamo vivendo con il coronavirus non ha costretto a mettere da parte, ma che anzi è profondamente confermato da quello che stiamo vivendo. Ci troviamo ancora di più ad ascoltare il grido che emerge dalla città, ad abitare con il cuore la città. E quindi il titolo che mi è stato dato per questo nostro incontro, lo vedete negli appunti che ho messo a fianco, ed è appunto la carità al centro della vita ecclesiale per abitare con il cuore la città. Facciamo soltanto un'invocazione allo Spirito Santo perché possa aiutarci ad ascoltare la parola e a meditare tra di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Benissimo. Allora, con molta semplicità questa condivisione. E allora il titolo
la carità al centro della vita ecclesiale per abitare con il cuore la città è fortemente suggestivo, perché cosa c'è al centro della vita ecclesiale? Sicuramente al centro c'è il Signore risorto, c'è il mistero trinitario. Eppure c'è una cosa che emerge con molta chiarezza dal Nuovo Testamento, che la meta del cammino personale di un discepolo di Gesù, ma anche la meta del cammino ecclesiale di noi comunità cristiana qua giù, è quello di realizzare un'esistenza vissuta nell'amore, agape, dono di sé, la carità. Cioè voglio dire che la meta del cammino personale cristiano non è, che ne so, sapere più cose su Dio, oppure, non so, vivere in una sorta di distacco profondo dai guai e dai problemi della vita per cui ce lo facciamo scivolare addosso. No, no, la meta del cammino cristiano è essere profondamente appassionati perché profondamente coinvolti in un amore che ci ha preceduto perché è l'amore che ci viene da Dio, è l'amore che è stato infuso su di noi per mezzo dello Spirito Santo, ma è un amore che ci prende, un amore che ci coinvolge, un amore che mette ordine nella nostra vita perché stabilisce le priorità. La meta del cammino cristiano è essere capaci di amare. E quando uno ama, dice Papa Francesco, non è, sì, può avere dentro la pace dello Spirito Santo, ma la vita si complica meravigliosamente, dice Papa Francesco, come potete sperimentare, come sperimentiamo continuamente. Dall'altra parte, noi sappiamo che la carità, l'amore che ci è donato dallo Spirito Santo è passione per tutto l'uomo e per ciascun uomo, perché l'amore che è stato riversato nei nostri cuori è partecipazione alla misericordia di Dio. Nel cuore di Dio c'è spazio per tutti. Per questo la carità che il Signore mette nel nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo ci spinge ad evangelizzare. E l'evangelizzazione significa sempre due cose. Da una parte l'annuncio, il kerygma, dall'altra parte la trasformazione del mondo. Io vi richiamo questo libretto bellissimo di Papa Francesco, libro intervista con Gianni Valente, Senza di me non potete far nulla. È un libretto sul quale come diocesi lavoreremo poi nell'immediato futuro, perché lì il Papa mette nero su bianco che cosa intende per evangelizzare e che cosa significa oggi evangelizzare. Quindi è vero che la carità è al centro della vita ecclesiale, è il motore profondo della vita ecclesiale. È quello che lo Spirito di Dio, donato dal Padre e dal Gesù risorto, vuole mettere nel nostro cuore. Una spinta ad evangelizzare che nasca dall'amore. Ma questo significa concretamente una spinta a riempire di Vangelo, di logica evangelica, la città. Sentire una grande passione per la città, per la polis. La grande passione che abbiamo per la città degli uomini di qua giù nasce dall'amore che il Signore ha messo nel nostro cuore, dalla carità. Allora, questo amore che il Signore ci ha messo nel cuore ha una valenza politica straordinaria. È l'amore per la città di qua giù, che noi siamo chiamati a evangelizzare. E allora ho preso un paio di brani dove l'amore di Gesù per la città viene fuori in una maniera molto forte. Il primo è preso dal Vangelo di Luca e l'altro invece dal Vangelo di Matteo. Mi sono lasciato interrogare da questi due brani e ne sono venute fuori alcune riflessioni che forse vale la pena proporre a noi stessi come Caritas e come Chiesa di Roma. Il primo punto, lo vedete dai fogli, è quello che si intitola Il pianto e la gallina. Luca 13. In quel momento si avvicinarono alcuni farisei a dirgli: «Parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere». Ed egli rispose loro: «Andate a dire a quella volpe: ecco, io scaccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno avrò finito. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io vada per la mia strada, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che sono mandati a te.
Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina la sua covata sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi viene lasciata deserta. Vi dico infatti che non mi vedrete più fino al tempo in cui direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Queste parole Gesù le pronuncia nel viaggio che lo porta a Gerusalemme. E quando a un certo punto Gesù arriva a Gerusalemme, come sappiamo, i discepoli organizzano l'ingresso solenne del re Messia sul dorso dell'asino, proprio in quel momento, mentre Gesù entra nella città, e una volta entrato nella città, prima di entrare nel Tempio e compiere la purificazione del Tempio, scacciando via i venditori, Gesù piange. Quando fu vicino, sul dorso di asino, mentre la folla esulta, quando fu vicino alla vista della città, Gesù pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace. Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non era conosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Quindi Gesù aveva un grande amore politico per la città. Gesù non era un grande frequentatore di città. I Vangeli ci dicono che Gesù girava più che altro per i villaggi della Galilea e raramente entrava nelle città. In alcune città grandi del suo tempo Gesù non è mai entrato, come Tiberiade o Sepphoris. In realtà Gesù però entra a Gerusalemme con un amore grande per la città di Gerusalemme, che è la città del Tempio, è la città della promessa di Dio, è la città della presenza di Yahweh. E l'amore di Gesù per la città è fino alle lacrime. Allora, questo mi sembra un primo punto di riflessione. Ce ne sono forse un po' troppi di spunti di riflessione in questi due fogli, ma il primo è questo. Chi fa caritas non fa l'elemosina ai poveri. Chi fa caritas, nel senso più pieno e pregnante dal punto di vista teologico, è uno che è pieno di passione, di amore per la sua città. È preso da un amore politico per la polis, cioè. Tutto quello che riguarda la vita della città lo appassiona, perché è pieno di amore per la città, come Gesù, che abitava la città amando ognuno dei suoi abitanti e amava la città nel suo insieme. Allora la prima riflessione ci chiediamo è: non è che per caso ci siamo ridotti a fare l'elemosina ai poveri e abbiamo perduto l'amore per la polis? Nelle nostre città, nelle nostre parrocchie che abitano la città, spesso ci occupiamo, sì, dei poveri del nostro quartiere, ma in tanti casi quella tensione bella della comunità cristiana nei confronti del quartiere e della città è forse in tanta parte venuta meno. Quando abbiamo fatto l'anno scorso il lavoro sulla memoria della chiesa locale nella città, è venuto fuori quanto negli anni 50, 60, 70 l'amore della chiesa per la città fosse forte, l'amore delle comunità per i quartieri. Forse il nostro sguardo si è ristretto. Secondo punto, l'immagine usata da Gesù, raccogliere i tuoi figli come una gallina sotto le ali, è un'immagine bellissima, che dice che l'amore universale del Padre che vuole attirare tutti a sé e al figlio innalzato nella croce è risorto. E quello che viene detto in Evangelii Gaudium, 181, ma Evangelii Gaudium ci cita Populorum Progressio di Paolo VI al numero 14, che la Chiesa è al servizio di ogni uomo e di tutto l'uomo. Ecco, la caritas è il suo sguardo inclusivo. La caritas, cioè la caritas è la carità della Chiesa di Roma, è lo sguardo su ogni essere umano, su ogni abitante. Ma questo dà corpo alla tenerezza del Padre che, come una gallina, stende le ali su ciascuno dei suoi figli. Li vuole abbracciare tutti come una madre. Voi sapete che Papa Francesco, quando parla della Chiesa, invece di utilizzare alcune categorie
anche tradizionali ormai, perché consegnate dal Concilio Vaticano II, prese dalla scrittura ovviamente, dalla tradizione della Chiesa, preferisce sempre parlare di una madre dal cuore aperto. Ma non è che questa immagine è un'invenzione di Francesco. La madre dal cuore aperto risplende in tante immagini di Gesù, compresa questa della chioccia, della gallina. Ma Dio realizza il raduno universale salendo sulla croce. La gallina deve stendere le ali. E Gesù sta per stendere le ali. Dio sta per stendere le ali sulla croce. La madre, la mamma chioccia, stenderà le sue ali per raccogliere tutti i suoi figli sotto la croce. In questo Gesù condividerà, come abbiamo sentito da Luca, il destino di tutti i profeti e aggiungiamo anche il destino di tutti gli scartati della città, perché Gesù, come sappiamo, morirà fuori della città. Il Sinedrio aveva ottenuto dai Romani che i crocifissi non fossero crocifissi al centro della città, sulla piazza, come facevano i Romani in tutte le città, ma fossero crocifissi fuori dalla città di Gerusalemme per non contaminare la città santa. Ed è per questo che Gesù viene crocifisso su uno sperone di roccia, subito fuori del muro della città, da cui i crocifissi si potevano vedere benissimo. Anche se era fuori dalla città, sopra il Golgota, i crocifissi erano visti da tutta la città. Fuori dalla città, derisi da tutta la città. Gesù muore scartato dalla città, fuori dalla città. Allora, l'amore politico di Gesù lo spinge a condividere la sorte non solo dei profeti, pur di amare ognuno dei suoi figli, pur di stendere le ali sulla croce per raccoglierli tutti. No, no, arriva fino al punto da condividere la condizione dei più poveri della città, cioè degli scartati. Così l'amore di Dio raggiunge tutti. E qui la domanda viene fuori chiaramente. Gesù dice chiaramente che la Caritas e chiunque a vario titolo nella Chiesa si fa prendere dall'amore per la polis non può che condividere il destino anche degli scartati e dei profeti perseguitati. La Caritas non punta ad avere una buona fama. Non gliene importa molto della buona fama. Ecco, sì, nel senso di essere considerata una realtà seria, di essere considerata la carità della Chiesa e di essere considerata credibile, affidabile, questo sì, ma nello stesso tempo non ci tiene ad avere la buona fama quando si tratta di condividere la sorte degli scomodi e degli scartati. E sa essere anche scomoda e parlare e pagare di prima persona la Caritas quando si tratta di difendere i più piccoli, come la gallina che stende le ali. La seconda immagine, il secondo brano che riguarda il rapporto tra Gesù e il amore per la città, che volevo sottolineare, è il brano dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, nel Vangelo di Matteo. Non lo rileggo, l'avete sentito durante la Passione, durante la Settimana Santa, potete vederlo sicuramente, però ho intitolato questo secondo punto una giornata memorabile di Gesù a Gerusalemme. Perché? Allora, Gesù entra a Gerusalemme a dorso d'asino, piange sulla città, dopodiché entra nel Tempio, da notare alcuni particolari che non si trovano in Luca, ma che invece si trovano in Matteo. Prima di tutto che ci sono due folle, una folla che segue Gesù, fatta di discepoli, ma anche una folla che dalla città va incontro a Gesù uscendo dalla città verso il Monte degli Ulivi con rami frondosi. Gesù viene da lì. Quindi ci sono due folle, una che segue Gesù, una che gli va incontro, perché ha sentito parlare di lui. Tutti gridano insieme il Salmo 117, Osanna al figlio di Davide, sta per entrare il re Messia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Questa folla di discepoli e di gente che va incontro a Gesù benedice il re Messia. Ci dice il Vangelo che la città tremò. Il verbo usato è seio
È lo stesso verbo usato per dire il turbamento di Gerusalemme, la città che trema, quando i magi dicono dov'è il re dei giudei che è nato. È lo stesso verbo usato per indicare il terremoto che avviene alla morte di Gesù e anche il tremore delle guardie. Quindi, chi è costui? È il profeta, dice la folla vedendo entrare di Gesù, ma la città trema quando viene a sapere che sta entrando nella città il re Messia, mite, su dorso d'asino, così come ha detto il profeta Zaccaria. Un altro particolare. Come vedete, i gesti compiuti da Gesù. Noi sappiamo che il Tempio era fatto a cerchi concentrici. Lo spazio più lontano era quello dei pagani. I pagani potevano entrare fin lì. Lo spazio successivo era quello degli uomini, delle donne, scusate. Quindi le donne potevano entrare fin lì, ma non oltre. Poi c'era il cortile degli uomini. Gli uomini potevano arrivare fin lì, ma non potevano andare avanti se non quella particolare categoria di maschi che erano i sacerdoti del Tempio, fino ad arrivare al luogo più riposto, il Santo dei Santi, dove entrava il sommo sacerdote una volta l'anno. Allora, come vedete, il criterio era quello dei cerchi concentrici dove, per arrivare fino al mistero santo di Dio, bisogna sempre di più far parte di un gruppo che ha accesso a Dio, ma altri vengono tagliati fuori. Prima pagani, poi le donne, poi gli uomini non sacerdoti, poi gli altri sacerdoti, alla fine solo il sommo sacerdote. E poi c'erano quelli che nel Tempio non potevano proprio entrare, per via di una maledizione fatta da Davide, i disabili, gli storpi, i muti, i ciechi, non potevano entrare nel Tempio perché maledetti da Dio, perché peccatori, e puniti con la malattia per il loro peccato. Anche i bambini non potevano entrare più di tanto nel Tempio, soprattutto i bambini che sono vocianti, che gridano. I bambini socialmente nella società di Gesù contavano meno che zero. E allora, che gesti fa Gesù? Guardate bene nel Vangelo di Matteo. Prima entra nel cortile dei pagani e vede che nel cortile dei pagani ci sono i venditori. Quindi li scaccia gridando a tutti Isaia 56. Questa è la mia casa di preghiera per tutti i popoli, pagani compresi, e non Geremia 7, una spelonca di lagri. Quindi il cortile dei pagani serve per la preghiera. Non è che perché è dei pagani qui si può fare mercato e non pregare. Prima purificazione del Tempio. E poi, vi ricordate, non possono entrare i disabili? Dice Matteo che in quel momento, mentre entra, Gesù guarisce i disabili e ciechi e zoppi entrano dietro di lui. E poi entrano i bambini che acclamano Osanna al figlio di Davide. E come sapete, gli scribi e i farisei vorrebbero convincere i discepoli di Gesù a farli tacere. Quindi abbiamo una giornata memorabile nel Tempio. Perché? Perché entrano tutti, anche quelli che non potevano entrare, bambini, disabili, pagani. La folla dei discepoli di Gesù è formata da pagani che aderiscono al Vangelo, prostitute perdonate, pubblicani perdonati. Tutta la gente che era considerata impura per la società di Israele entra nel Tempio. Non è vero che si deve mantenere distante da Dio, ma sono le nozze del re, del figlio del re, a cui sono chiamati tutti, buoni e cattivi. E guardate qual è la finezza di questo brano. Tutti gli abitanti della città devono sapere che Dio non è il mistero sacro inavvicinabile per gli altri, ma al contrario, che il mistero sacro di Dio è sacro perché si fa vicinissimo a ogni essere umano. È proprio l'idea di Dio, l'idea del mistero sacro di Dio che viene cambiata da questo gesto di Gesù. Non più il separato inavvicinabile, ma al contrario il mistero santo che si fa vicino a ogni essere umano. Questa è la provocazione che il profeta lancia alla città. La città deve sapere che Dio è così. Tutti lo devono sapere. E il re Messia, appena entra nella sua città, compie il gesto di sovvertimento e purificazione del Tempio. E allora, alcune considerazioni. Il nostro cammino diocesano sottolinea che noi siamo chiamati ad avere uno stile, uno sguardo contemplativo
sulla Chiesa e sulla città. Ma questo significa? Significa accogliere non solo la folla di noi discepoli che andiamo dietro a Gesù, ma anche tutta la folla che dentro la città lavora per il regno di Dio, lavora per il regno Messia. Nel cammino diocesano dicevamo le levatrici egiziane, Sifra e Pua, che anche se sono straniere, anche se sono pagane, servono la vita del popolo. Allora noi come Caritas, come Chiesa di Roma e come Caritas, siamo chiamati ad avere questo sguardo contemplativo. La città è piena di una solidarietà sorprendente, ci voleva il coronavirus per farcene accorgere. È molto importante che Caritas non pensi, come Sant'Egidio, come ciascuna realtà, di avere il monopolio della carità. Non lo pensa affatto Caritas, ma è la percezione, con lo sguardo pieno di stupore, che c'è una folla di gente che va incontro al Re Messia senza neppure conoscerlo. Quello che viene fatto nei confronti di un vicino di casa da tanta gente, perché? Perché Dio non ha mai smesso di attirare a sé, per mezzo della potenza dello Spirito che fonde nel cuore di ogni essere umano. La chioccia non ha mai smesso di radunare i suoi pulcini, e tra i suoi pulcini non ci sono soltanto i discepoli espliciti di Gesù, ma c'è tanta gente che invece, guidata dallo Spirito, crede al bene, crede alla solidarietà, sogna un mondo migliore. E davvero siamo consapevoli con uno sguardo contemplativo di questa realtà. Il secondo particolare della città che trema mi ha fatto pensare che Caritas ha un amore della città, per la città, che è capace di far tremare la città. La città trema spesso quando davanti alla città si rivela che il re è nudo, si smascherano le ingiustizie che nella città si compiono. Rimasi tanto stupito quando lessi Veritatis Sacramentum, il testo di Papa Benedetto sull'Eucarestia, come sul capitolo sulle implicazioni sociali della celebrazione della Messa, Papa Benedetto dica per ben 5 volte in pochi numeri di seguito che questo deriva come compito per la Chiesa di denunciare le ingiustizie che si fanno nella città, facendo tremare i palazzi del potere. Il terzo punto, Gesù compie i gesti che abbiamo detto nel Tempio per rivelare che lo sguardo di Dio è tutta un'altra cosa. E allora, in realtà, noi sappiamo che quello che siamo chiamati a fare come Caritas è proprio questo, non soltanto compiere gesti di solidarietà verso i poveri, certo, questo già li facciamo, ma quello che dobbiamo realizzare è quello che è avvenuto quel giorno del Tempio. Che è avvenuto quel giorno? La festa dei piccoli, dei poveri, accomunati tutti dal fatto di essere intorno al Re Messia. Voglio dire che il segno più bello che noi possiamo offrire alla città è la festa di una comunità dove non ci sono i ricchi che aiutano i poveri, i credenti che aiutano i poveracci che non si sa neppure se credono o no, dove non ci sono gli elargitori di carità e i fruitori di carità. No, no, c'è l'unico popolo dei piccoli e dei poveri di Dio che gioisce. E questa consapevolezza di avere l'impagabile onore di essere nel popolo dei piccoli e dei poveri, e noi facciamo festa con loro, è molto più bello così. Non si tratta di aprire i centri d'ascolto e aiutare i poveri, dobbiamo fare festa con i poveri e sentire che siamo poveri, quanto sogno una chiesa povera con i poveri, per i poveri, dice Papa Francesco. E allora il segno più bello è questo. Vi faccio un esempio che forse ho già citato in altre situazioni. Quando ero ragazzino mi chiedevo, quando ci sarà la mezzanotte dell'anno 2000, che cosa farò? Questo pensiero strano mi prendeva quando avevo 8 anni. Ecco. Alla mezzanotte dell'anno 2000 ero viceparroco alla parrocchia di San Frumenzio e mi occupavo dell'unità di strada delle ragazze prostituite sulla Salaria. Alla mezzanotte dell'anno 2000 ero prete e stavo la mezzanotte con un pulmino carico insieme a Suor Eugenia Bonetti di 18 prostitute nigeriane per portarle alla festa degli anziani della parrocchia di San Frumenzio del 31 dicembre, dove insieme
giovani e anziani, volontari e, diciamo così, assistiti, suore della consolata e prostitute, e tutti insieme facevamo danze africane scatenatissime animate dalle prostitute nigeriane. E ho sentito che significava la bellezza della festa dei piccoli e dei poveri, una festa eversiva per quanto era bella, dove l'unico popolo di Dio festeggiava la grandezza di Dio che si è fatto vicinissimo agli uomini, soprattutto ai più piccoli e ai più poveri. Cito due bei passaggi di Evangelii Gaudium. Come sono belle le città che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti, e che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo, la generatività di cui parliamo in Caritas. Come sono belle le città che anche nel loro disegno architettonico sono piene di spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento dell'altro. La festa che si comunica alla città. La politica è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune. Dobbiamo convincerci che la carità è il principio non solo delle micro relazioni, rapporti amicali, familiari, di piccolo gruppo, ma anche delle macro relazioni, rapporti sociali, economici, politici. Questa poi è una citazione di Benedetto XVI, Caritas in Veritate. E così ritorniamo al punto di partenza. L'amore di Dio riversato nei nostri cuori, che è il centro della vita ecclesiale e personale di ciascuno di noi, si trasforma nell'atteggiamento della Chiesa di evangelizzazione della città, che significa un amore appassionato, per rivelare a tutti il volto di Dio che si fa vicinissimo ad ogni uomo e che vuole fare festa con noi, che vuole fare feste nella città, le feste dove le barriere sono superate e dove ci sentiamo tutti membri del popolo dei piccoli e dei poveri di Yahweh. Vi do un compito, il compito è rileggere i numeri 176 e 216 di Evangelii Gaudium. L'ho riletti per preparare questa riflessione semplice e mi sembra che siano incredibilmente belli e anche alla luce del coronavirus particolarmente attuali. Ecco, qualche spunto di riflessione per il nostro essere Chiesa e il nostro essere Caritas. Chiudo soltanto con questa preghiera di Don Tonino Bello, questa meditazione. Una Chiesa povera, semplice, mite, che sperimenta il travaglio umanissimo della perplessità, che condivide con i comuni mortali la più lancinante delle loro sofferenze, quella della insicurezza. Una Chiesa sicura solo del suo Signore, per il resto debole, ma non per tattica, bensì per programma, per scelta, per convinzione. Non una Chiesa arrogante, che ricompatta la gente, che vuole rivincite, che attende il turno per le sue rivalse temporali, che fa ostentazioni muscolari col cipiglio dei culturisti, ma una Chiesa disarmata, che si fa compagna del mondo, che mangia il pane amaro del mondo, che nella piazza del mondo non chiede spazi propri per potersi collocare, non chiede aree per la sua visibilità compatta e minacciosa, così come avviene per i tifosi di calcio quando vanno in trasferta, a cui la città ospitante riserva un ampio settore dello stadio. Una Chiesa che, pur cosciente di essere il sale della terra, non pretende una grande saliera per le sue concentrazioni o per l'esibizione delle sue raffinatezze, ma una Chiesa che condivide la storia del mondo, che sa convivere con la complessità, che lava i piedi al mondo, senza chiedergli nulla in contraccambio, neppure il prezzo di credere in Dio, o il pedaggio di andare alla messa la domenica, o la quota da pagare senza sconti e senza rateazioni di una vita morale meno indegna e più in linea col Vangelo. Una Chiesa così, e così sia. Ecco, immagino sia difficile, come dire, dire condividere, perché è lo schermo che ci abbiamo davanti, però
se qualcuno vuole condividere qualcosa o un approfondimento o una domanda, ecco, lasciamo un po' uno spazio e poi Don Giampiero magari, ecco, interviene a seconda di quello che voi aggiungete, insomma. Certo, l'immagine di Gerusalemme, della chioccia, Don Giampiero, è proprio, come dire, proprio bella, perché di solito tutte le volte che parliamo del Vangelo della Carità, no, ci sono dei brani classici e così via. Invece avere lo stesso cuore del Signore, che come la chioccia vuole raccogliere tutti, tutti, e che non è contenta e non è tranquilla se non ci sono tutti i pulcini, è proprio tenera. Ecco, questa immagine mi ha colpito molto, sapendo anche il contesto in cui Gesù lo dice. Beh, una cosa che non avevo pensato mai abbastanza così è quel discorso che dicevi sulle due folle, no? La folla di quelli che seguono e la folla di quelli che vengono incontro da Gerusalemme. Effettivamente è una cosa che quest'anno sto riflettendo molto, pensando a questo fatto dell'ascolto, eccetera, di quanto è bello scoprire quello che il Signore fa nel cuore delle persone senza limiti, senza frontiere, senza barriere, di come c'è tanto, tanto del Signore intorno a noi, anche al di fuori della nostra comunità, insomma. Mi sento di sottolineare la frase che era verso la fine della meditazione che abbiamo fatto, di cui ti ringrazio, Don Giampiero, a cui tutta tendeva, no? Questo sogno, una chiesa povera con i poveri. E mi faceva venire in mente che in effetti la nostra povertà sta nel considerare autenticamente i mezzi poveri che usiamo, perché in fondo la parola, i sacramenti e la comunità sono tre mezzi nella loro materialità molto poveri, dal significato e dalla sostanza invece enorme. E in particolare sento un senso di gratitudine che volevo condividere, perché questa, la comunità sono relazioni e questo, in questo momento stiamo sperimentando relazioni nuove e anche questa modalità nuova di relazionarci tra di noi, che personalmente io trovo molto faticosa, più faticosa degli incontri personali, questo incontrarsi così, però ci sta dando un senso, questo è anche la chat WhatsApp, altro strumento che a me non piace per niente, eppure ci sta dando una grossa unità, una grossa compattezza, ci sta facendo confrontare, conoscere, ci sta unendo e soprattutto ci sta facendo lavorare bene, almeno stiamo tutti facendo il meglio che possiamo, quindi questo amore che era citato nella meditazione, amore per la città e amore per i poveri, che diventa un cercare di fare il bene, non di dare cose. Ecco, mi sembra che questa centralità delle relazioni dia valore proprio a questo, fare il bene e farsi prossimo come motore che mette in moto tutto il resto, che dà una speranza, che dà valore e riconoscimento all'altro e che
diventa un modo per far conoscere a tutti e conoscere noi stessi meglio il Signore e il suo amore. Io avete un po' colto anche un po' il senso di quello che mi sembra emerga dalla parola di Dio, no? Nel senso che quello che il modo migliore con cui possiamo amare la città e servire la città è proprio quello di servire le relazioni. E questo favorire le relazioni significa fare feste con i poveri. A me è colpito sempre tanto quando andare in Africa significa che quando poi andavamo lì, il modo con cui la gente rispondeva, ad esempio agli aiuti che portavamo, era organizzare una festa. Una festa dove si stava bene insieme, dove ci si prendeva in giro a vicenda. Non era soltanto l'ossequio, era fare una festa. Le feste rompono le differenze, creano uguaglianza. È quello che siamo chiamati a fare, cioè se vogliamo passare, amare veramente la città e avere il cuore grande di Dio, dobbiamo aiutare a rompere le barriere e attivare le relazioni con tutti e permettere a tutti di ritrovarsi nella festa, in piazze dove si sperimenta di essere tutti accolti e dove sia possibile sentirsi di casa, no? Papa Francesco, nei numeri che ho raccomandato, ha detto di amare talmente tanto i poveri da farli sentire a casa, in parrocchia. Ed è esattamente questo, è anche quello che ha fatto Gesù. Talvolta noi nei nostri centri d'ascolto rischiamo invece di marcare le differenze. I nostri centri d'ascolto rischiano di essere meno dei luoghi di accoglienza, ma dei luoghi in cui si danno aiuti. Ma se non facciamo attenzione all'aspetto relazionale, rischiamo di marcare le differenze, le distanze. Noi abbiamo, voi no. E invece dobbiamo avere nel cuore sempre questi brani del Vangelo in cui Gesù invece si preoccupa di radunare tutti e di far saltare tutte le barriere, anche quelle religiosamente giustificate, come nel caso del Tempio, per sovvertirle alla radice e mostrare che Dio è tutta un'altra cosa e che considera in maniera diversa i suoi figli da come li consideriamo noi. La giornata nel Tempio è una giornata folle, matta, certo che poi l'hanno voluta ammazzare, perché ha sovvertito non semplicemente il bon ton, ma il modo con cui viene concepito Dio dalla religione di Israele. E tutto perché i poveri, i pagani, i peccatori, i bambini, si sentissero tutti a casa nel Tempio di Dio. Questo è il modo con cui possiamo amare follemente la città, pagandola, condividendo la sorte degli scartati e facendo festa con loro. Ho già raccontato una volta ai diaconi come una volta a San Frumenzio, quando ero parroco lì, proprio perché c'è stata l'uscita fuori del Tevere dagli argini, e abbiamo ospitato in uno spazio della parrocchia una decina di famiglie rom che stavano lungo il Tevere e che avevano perduto le baracche perché il Tevere era esondato, e sono stati un mese. Erano lì, poi ogni tanto li aiutavamo per il mangiare e così via. Un giorno organizziamo una veglia di preghiera di Tesè e non so perché quella volta rispondono soltanto 5 ragazzi. Era una veglia per i giovani della parrocchia, non ci vengono solo in 5, nonostante ci fossero 2 monaci di Tesè venuti per l'occasione. E i rom che erano collocati in una stanza a fianco della chiesa, subito sotto la chiesa, sentendo la musica e le danze, non le danze ma insomma la preghiera, sono venuti su e hanno visto la chiesa vuota, questa musica che a loro piaceva e pochi ragazzi. E allora si sono chiamati l'uno e l'altro e sono entrati e abbiamo fatto una veglia di preghiera bellissima con 30 rom, anche i bambini, un pochi giovani e 2 monaci di Tesè. E io mi sono detto, sei un imbecille, io. No. Non l'avevo invitati,
a nessuna liturgia né festa in parrocchia. C'erano venuti da soli, quasi di straforo. Questo è marcare le differenze, le distanze. No, questo è offensivo per i poveri. Volevo. Mi senti, Don Giampiero? Mi sentite? Sì. Sì. No, volevo fare una mia brevissima considerazione, no? È una meditazione bellissima, quindi non c'è da aggiungere né da domandare nulla, assolutamente. Però io scopro questo, scopro in tutti questi anni. Dove ognuno di noi sicuramente ha la propria storia di carità, e che la carità non ha fine, nel senso che quando uno sente ormai da anni tante meditazioni sulla carità, ti rendi conto che veramente scopri sempre qualche cosa di nuovo, che non finisce mai, perché tanto si dice sulla carità, tanto si medita, però è come Dio, nel senso che è infinitamente grande e nello stesso tempo infinitamente bello, no? Quando uno sperimenta la carità con le persone che io non chiamo poveri, a me non piace mai, io sia nella mensa che ho e anche in parrocchia non chiamo mai le persone povere. Le persone poi le chiamo per nome e basta, senza additare poveri oppure prostitute o rom o quant'altro, ecco, sono persone che hanno un nome, hanno una storia, quindi questo, ecco, mi fa pensare che la bellezza della carità, perché veramente dove c'è la carità c'è Dio, che è infinitamente grande ed è irraggiungibile, nel senso che su Dio potremmo parlarne giorni e giorni, mesi, anni e anni, fino all'infinito, anche con i più grandi teologi, ma non possiamo mai arrivare a una conclusione. La carità è la stessa cosa. Scopriamo sempre qualche cosa di bello e di nuovo, e questo a me riempie molto il cuore. Ecco, questo volevo soltanto dire. E grazie per la meditazione. Spero, insomma, che, ecco, lancio anche una brevissima, piccolissima proposta. Spero anche che in futuro questo meditare sulla carità sia allargato anche alle parrocchie, perché questa crisi, questa criticità del coronavirus e queste esperienze che ogni parrocchia sta facendo con le persone, non si fermi qui, ma sia poi un momento di riflessione allargato a tutte le parrocchie di Roma, non soltanto ai responsabili di prefettura, come stiamo facendo adesso, per far capire un pochettino e per andare avanti sulla bellezza della carità, di come ha detto De Giampiero, di come si può essere e vivere nella carità, che non è soltanto il fare, come purtroppo ho riscontrato negli anni, ma è l'essere uomini e donne di carità che fanno festa con tutti, con quelli che manda il Signore. Ecco, grazie. Sapete, adesso c'è
Grazie Luigi, sono d'accordissimo che bisogna partire e ritornare sempre sul Vangelo della carità e continuare a aiutare le comunità cristiane a comprendere che, come diceva il titolo, la carità è il motore, il centro dell'esperienza ecclesiale. È il frutto più bello dell'aver messo Dio al centro e il Signore risorto al centro. Un'attenzione ad esempio ad avere in questo tempo di coronavirus che ho verificato un pochino, ecco, una tentazione a livello di parrocchie, proprio in questa fase qui dove le parrocchie sono subissate da richieste da parte di tanti poveri, ecco, è la tentazione della chiusura, nel senso che, allora, noi parrocchia Tal dei Tiali abbiamo i nostri poveri, le nostre risorse sono limitate, ognuno di noi deve pensare ai suoi poveri e coltivare quelli con cui già ha un contatto, magari che già conosce. E io sono molto perplesso rispetto a questo approccio, perché quando ognuno fa per sé, in realtà la carità, invece di dilatarsi, diminuisce, mentre invece se siamo in un'ottica di autentica collaborazione, in un'ottica che è quella dei vasi comunicanti, della condivisione delle risorse, e se allarghiamo il cuore il più possibile, veramente io sono convinto che attiviamo un circolo virtuoso che fa bene a tutti. Qualche giorno fa in realtà mi è capitata una signora che non è della realtà di Caritas, non è nemmeno cristiana, ecco, che mi raccontava di come nel loro quartiere avevano cercato di mettere in rete tutti, Caritas, parrocchie, associazioni, laiche, con lo scopo di condividere le risorse e non solo condividere le richieste, ma anche le risorse, no? I generi alimentari, sì, ci si riferiva soprattutto. Ed era rimasta molto male perché diverse parrocchie gli avevano detto: no, guardi, ognuno si occupa dei suoi, ecco. Senza cogliere nemmeno che questa associazione non voleva, questa organizzazione non voleva soltanto mandare i problemi, ma anche condividere le risorse. Secondo me questo ad esempio è un pericolo in questo momento. Dovremmo fare in modo invece che ci sia un fare rete davvero che è una delle forme possibili di questo fare festa insieme, ecco, senza paura, senza timore, da questo punto di vista, insomma. Questo mi sembra, insomma. Lavorare con le parrocchie sull'essere, perché poi dietro le scelte concrete c'è una scelta che riguarda l'essere. Che esperienza di fede ed ecclesiale vogliamo vivere oggi qui, tra di noi? E questo comporta delle scelte. Io volevo dire questo, mi sentite? Volevo dire questo, no? Mi colpisce in questi giorni un po' la situazione, come tutti, va bene. Però pensavo questo proprio insieme ad altri amici questi giorni, no? Che noi come Chiesa per decenni e abbiamo enfatizzato la parola, no? Si è fatto tantissimo lavoro sulla parola, la parola, la parola, la parola. Ed è successo, forse, così ci si interrogava un po' su questo, no? Cosa è successo, cosa ha significato questo? Che ad esempio ai laici è stato detto per decenni: vi dovete formare. Vi dovete formare come? Vi dovete formare studiando le scritture, acquisendo competenze. E quindi, diciamo, si è insistito moltissimo su questo e ci siamo persi la carne, no? Proprio di Giovanni dice: il verbo si è fatto carne, noi abbiamo detto il verbo e ci siamo fermati lì, abbiamo messo il punto. Quindi questo, anche questo,
è un'occasione importante per anche un po' ricentrare, no? lo stiamo dicendo tutti, quello che è come, che forma di chiesa abbiamo dato e dove vogliamo andare, insomma. Questa è un po' una riflessione che va fatta. Perché? Perché ad esempio questo fatto quando si è insistito tanto sulla parola di Dio come enfasi, non dico, non sto dicendo che non bisogna farlo, ma come enfasi, come impostazione, no? Vuol dire che Dio parla, ma in questa crisi, ad esempio, come ha parlato al morente in ospedale da solo, no? Dio ha parlato con la mano dell'infermiera, la carezza del dottore, la parola detta all'ultimo momento, no? Quindi c'è, penso un po' da rivedere questa grande enfasi sulla parola, dimenticando la carne. Questo è un problema di chiesa. Quindi il nostro circuito Caritas, stiamo dicendo, deve aprire un po', essere capace di fare quello che, di animare un po' la comunità, lo sappiamo, no? Però qua c'è anche questo. Per decenni si è insistito soprattutto ai laici, si è detto dovete acquisire competenze sui libri della Bibbia. E forse si è esagerato, tra virgolette, no? Perché era un discorso di comunione invece da fare, di chiesa, di assumere la forma di Cristo, come dice San Paolo, no? La formazione non è sapere le cose, ma assumere la forma di Cristo, e questa forma poi diventa carità. Quindi c'è un grande lavoro in questo senso come Chiesa. Dobbiamo approfondire questi temi e guardare i segni dei tempi. A me ringrazio tutti per questo tempo e ringrazio il Vescovo Palmieri. Penso mi sono piaciuti due passaggi, anche a me la folla, le due folle e la carità fatta di micro relazioni e di macro relazioni. E per collegarmi a quello che ha detto Girolamo, per le competenze si basano sul sapere, saper fare e saper essere. E il verbo si fece carne, lo riesce a racchiudere benissimo. Quindi dopo il sapere, quindi la preparazione, il saper fare aiuta anche a vivere meglio il saper essere. Quindi secondo me rispolverare anche la figura ad esempio di San Giacomo, che con le opere può aiutarci anche nel vivere meglio la nostra carità, perché a volte secondo me le micro relazioni e le macro relazioni quanto tempo dedichiamo? Perché poi il tempo lo viviamo più Cronos o Kairos. Quindi secondo me bisognerebbe dare tempo alla relazione. E tante persone forse non lo vogliono fare questo, perché è impegnativo, perché toglie il tempo a noi stessi. E però quello forse è un dono. Quindi niente, mi sentivo di condividere questi pensieri. Non so se mi sono espressa bene. Grazie. Sì, Girolamo, sì, Eleonora, vi siete espressi benissimo. Vedete, secondo me la relazione, essere, dire, fare, ecco, sono tutte dimensioni profondamente umane, no? E nessuna può essere persa, perduta, o come dire, attenuata se senza discapito di tutto il resto, no? Nel senso che è inevitabile che in certe stagioni della vita della Chiesa, ma anche all'interno di certe comunità, si possa mettere l'accento più su un aspetto più oppure su un altro. Però appunto la saggezza è quello di comprendere che cosa rischio di sottovalutare se accento troppo un aspetto.
prima dicevo che l'evangelizzazione, che è il compito della Chiesa, la Chiesa esiste per evangelizzare, ha sempre avuto nella tradizione ecclesiale due anime: l'annuncio, il kerigma, la testimonianza del Vangelo in cui credo, e poi anche la trasformazione del mondo nel regno di Dio. San Paolo e San Giacomo. Queste due anime non sono mai separabili se non a costo di enormi danni, di danni enormi nella vita ecclesiale. Quando una realtà ecclesiale pensa soltanto che evangelizzare sia annuncio, dimenticandosi dei problemi, ad esempio, del quartiere, dell'amore per la città che li spinge a anche preoccuparsi di chi non c'è niente da mangiare, ma anche di un autobus che non passa o che non c'è. Ecco. Quando un'evangelizzazione diventa a un unico registro, ecco che è sempre pericolosissimo. Così come dall'altra parte il rischio è quello che svuotiamo delle motivazioni profonde, dell'anima profonda spirituale, di quell'amore profondo, anche il bene che facciamo. A quel punto lì i nostri motivi di fare il bene rischiano con il tempo di inaridirsi, che siano religiosi o non siano religiosi, si inaridiscono col tempo, se non curiamo un livello profondo a livello di vita spirituale, sia personale che ecclesiale. Abbiamo bisogno di una parola che dia senso alle cose. Quindi non si può sbilanciare, non si può dare troppa attenzione a un aspetto senza perdere l'altro. Non è, in questa chiave potremmo rileggere addirittura la storia della Chiesa di Roma e gli accenti che ha posto. No? Forse siamo, adesso esprimo un giudizio personale, forse adesso viviamo un periodo da questo punto di vista straordinariamente positivo e felice. Possiamo davvero integrare meglio tutti gli aspetti. Possiamo fare un discorso più ampio e più attento, capace di puntare al cuore che è la relazione. La carità non è un aspetto secondario. La carità, l'amore, è il frutto più bello del cammino di fede. Ed è quello che dicevano gli autori spirituali: una volta che matura dentro alle nostre vite personali, alle nostre vite comunitarie, dà senso, luce, ordine a tutto. La vita spirituale cristiana, dicevano gli autori spirituali, non è una vita ordinata per gli sforzi della volontà, per il senso del dovere, per eroismi da superiore. No, no. La vita spirituale cristiana appunto ha un ordine che è quello dell'amore. Amiamo tanto qualcuno e questo mette ordine nella nostra vita, dà le priorità giuste. È un ordine dell'amore quello cristiano, dicono tutti gli autori spirituali, non è un ordine del senso del dovere o degli sforzi. Quindi, e questo vale per i cammini personali anche ecclesiali. Un grande amore per la città ci aiuterà a mettere insieme l'evangelizzazione come annuncio e l'evangelizzazione come trasformazione del mondo, senza separarle tra di loro. Bene, allora io direi che ci possiamo fermare qui. Don Giampiero, se poi tu puoi, magari possiamo avere anche il materiale che hai condiviso con noi, io vi inviterei a ritornarci un po' a masticare questo. I discorsi sono profondi, vanno, come dire, lentamente masticati. Nell'Evangelii Gaudium, a numero 200, il Papa ad un certo punto dice: ricordatevi che se doveste privare i poveri della fede sarebbe la loro l'ennesima
o la suprema ingiustizia, insomma, ecco. I poveri non sono semplicemente delle persone che hanno fame nel corpo, sono persone che hanno la fame, come tutti quanti noi, del cuore e del corpo, di senso e di vita fisica. E ogni volta che ci dimentichiamo questo, rischiamo appunto di sfociare un po' nell'assistenzialismo o nel fare senza sapere stare, sapere essere, ecco. Quindi grazie Don Giampiero per quello che ci hai consegnato questa sera. Ripeto, invito ciascuno di voi, di noi, a tornare a custodire un po' nel cuore questo e ci fermiamo, ecco, se possiamo chiudere con una preghiera. Se Don Giampiero vuole chiudere, ci dà la benedizione. Preghiamo. Signore, che ci dai la grazia di camminare con te e di crescere nell'amore, guarda i nostri cuori, guarda la nostra comunità cristiana e riempila della passione che tu avevi per la città degli uomini, per ciascun uomo. Dacci la grazia di vivere insieme la gioia del camminare al passo dei poveri. Aiutaci a comprendere che questo passo è il passo più bello, perché è il tuo. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie a tutti. Grazie a voi.